È ora di playoff per il girone B di Serie D. Al Garilli va in scena la super sfida tra Piacenza e Varesina. Dopo il minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Casteldaccia, si comincia e la partita sarà infinita. Orellana, apre a destra per Vitale. Sono passati soltanto 3 minuti sul cronometro. Guardate l'attaccante siciliano. Hop, tunnel su Artioli, tocco e sinistro sul palo lungo. Vantaggio Fenici. Con il guizzo di Vincenzo Vitale, la classica capriola, la seconda in questa stagione al Garilli per il numero 90 della Varesina. La risposta dei padroni di casa è sul sinistro di D'Agostino, che sfiora il palo della porta di Basti. Ma la Varesina nel primo tempo gioca con grandissima personalità e sfiora più volte il vantaggio. Qui colpo di testa di Vitale fuori, non di molto. Orellana illumina le azioni offensive della squadra di Spilli con Gasparri che scappa qui a sinistra. Una finta, un'altra finta, cross dentro, c'è una deviazione, Manicone si ricoordina per calciare, ma c'è l'intervento in tuffo da parte del portiere del Piacenza. Al 30esimo il gol di D'Agostino su calcio di punizione, perfetto dalla distanza, una sassata che sorprende Basti con la barriera forse che si apre un po' e mette in difficoltà il portiere della Varesina. Il Piacenza con un guizzo risistema le cose, ma soffre dietro perché qui ci prova ancora Vitale col mancino. E poi Orellana scappa via e qui nel contatto con Silva l'arbitro lascia correre un episodio che resta molto molto dubbio e su cui protesterà tantissimo Capitan Gasparri, soprattutto che al termine della ripartenza del Piacenza, chiusa da questo sinistro di Corradi alto sopra la traversa, avrà da ridire la sua al direttore di gara in modo molto insistente. Il Piacenza continua a provarci con il destro di Ndoye che sfiora il palo della porta di Basti. Una bellissima partita. Nella ripresa vi facciamo vedere i gol perché succede tanto, ma non succede un granché dalle parti della porta della Varesina, succede come dalle parti della porta del Piacenza, perché la Varesina, dopo essersi divorata tantissimi contropiedi, trova il 2-1 con il colpo di testa di Manicone. Rossini ha qualcosa da dire alla panchina della Varesina, arriva l'arbitro che ha sentito tutto e caccia il mister del Piacenza molto nervoso nella sfida di oggi. Al 39esimo la Varesina triplica il conto e sembra chiuderla qui col colpo di testa di Polenghi sull'angolo, battuto da Grieco, il pallone in rete colpito dal centrocampista, classe 2003, ma la partita non è finita perché il Piacenza non muore mai, la Varesina perde un po' di certezze, soprattutto dopo questo contatto tra Moabeng e Zini, per l'arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore, si presenta Marquez dal dischetto, Basti para, ma la sfera rimane lì e il centravanti del Piacenza di testa fa tapin e all'87esimo si riapre tutto, la Varesina spegne la luce, il Piacenza ci prova in tutti i modi e sfiora più volte il pareggio. Colpo di testa di Silva, grande riflesso da parte di Basti. Il pareggio arriva al minuto 90 su questo pallone messo dentro da Corradi. Due contrasti un po' dubbi per la Varesina, soprattutto il secondo su Gasparri. Destro di Job, Basti prova il miracolo ma non riesce a deviarla fuori dalla porta. Altre proteste della Varesina, ma il gol del 3-3 che porta la sfida ai supplementari. Il Piacenza la risolve in 3 minuti e potrebbe addirittura vincerla nei regolamentari con la punizione di Corradi, su cui Basti vola a deviare in calcio d'angolo. La fortuna delle Fenici è che finisce il tempo regolamentare e si va ai supplementari, dove però l'avvio è ancora di marca Piacenza. Cross di Job sul secondo palo, guardate che conclusione spettacolare da parte di Corradi, qui molto sfortunato a colpire la traversa. Poi l'episodio che cambia definitivamente il volto del match, pallone dentro, Marquez toglie di fatto il pallone a Zini e ci va con la mano, secondo cartellino giallo, cartellino rosso, Piacenza in 10, l'attaccante uscirà chiedendo scusa al suo pubblico. E allora la Varesina ci crede, ci prova, palla messa dentro, Oboe controlla su Job, riesce a passare, destro, rete, ma l'arbitro annulla per un presunto tocco di mano nel controllo da parte dell'attaccante della Varesina che protesta tantissimo. Ma la Varesina ha ritrovato spirito, ha ritrovato energia e Orellana qui in buca per Grieco, opla, sterzata e conclusione col mancino sul secondo palo che trova ancora una volta la parata dell'estremo difensore del Piacenza. Poi viene espulso Capitan Gasparri dalla panchina per proteste, il Piacenza ha un ruggito d'orgoglio, ci prova con Zini con uno slalom dentro l'area di rigore, ma Basti la tiene lì, il vero slalom lo fa Orellana al minuto 109, Polenghi qui si fa chiudere in prima battuta, ma poi guardate qua Orellana sterzata, via, suolata, via ancora, sinistro potente sotto la traversa, è il gol del 4-3 al minuto 109 che fa esplodere lo spicchio di pubblico del Garilli dedicato alla Varesina. La gioia incontenibile del 10 con un grandissimo gol a decidere la partita. La Varesina legittima il vantaggio con questa grande occasione per il 2006. Zufi che calcia però sull'esterno della rete.
E nel finale il Piacenza, più con la forza della disperazione, ci prova. Guardate, con questo pallone dentro, con Bassanini che prova una girata che termina sul fondo di un nulla. La Varesina si salva e porta la nave in porto, come si dice in questi casi. Passa il turno, vince 4-3 e spugna il Garilli e compie un'altra grandissima impresa.